Non funzionerà, Ashley. Voglio il mio regalo! Il tuo compleanno è domani. Voglio Barrella, la voglio! Ecco, Barrella, così sei bella quasi quanto me. Hai lasciato Todd sotto il divano. Sei speciale. Non mi piace più. Oh, che male. Non si tratta così il tuo vecchio orsetto. Oh, che male. Lasciami da sola ora. Barrella vuole la sua casa. Ho visto che la impacchettavi. Cosa ti ho detto? Non ci si alza dal letto a quest'ora. Ma mamma, Todd! Todd cosa? No, mamma, no! Non prenderlo più. Ti voglio bene. Grida ancora e ti arriva uno schiaffo. Spegni la luce. Posso lasciare la luce accesa, per favore? Non voglio sentire un fiato. Guai a te. Speciale! Silenzio! E comunque, se vuoi giocarci per forza, tienilo! No, ora mamma! Basta! Non voglio sentire un fiato! Sei speciale! 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 Adesso mi senti, piccola strega. Sei speciale.
Non sono mai stato un bambino fortunato, di quelli chiusi nel ripostiglio sotto le scale, ricoperti di bruciature di sigarette. Potreste non considerarli fortunati, ma quei bambini non avevano niente da perdere. Nessuna famiglia felice, nessun giocattolo o peluche. Di certo non avevano uno sacchiotto come Benny. La mia storia inizia quando ho compiuto 35 anni, l'anno in cui la Toy Box ha raggiunto il record di vendite del giocattolo Rosco. Il suo creatore ha vinto il premio come disegnatore dell'anno, ma non ero io. Diamo inizio a una nuova era del futuro di Toy Box. Intoniamo a favore di Richard. Sta cercando di soffiarmi il posto di direttore creativo, facendo il lecchino con il mio capo, che balbetta, ma solo le parole che iniziano con la F. I miei colleghi fanno finta che gli stia simpatico, ma tutti sanno che è un idiota galattico. Si pronuncia Richard, in realtà. Richard. Idiota. Nelle profondità terrestri, una nuova stirpe di macchine. Invincibili. Devastanti. Ballerine. Il robot ballerino AIDS! AIDS! Sì, ok, quello è il mio giocattolo, ma a dirla tutta... Doveva dire RIDE. Robot artificialmente intelligente per la danza. Vediamo. Tutti noi ci stiamo chiedendo chi non vuole regalare a suo figlio l'AIDS per Natale. E avevo un appuntamento con l'incredibilmente frivola Tara. Aspetta un attimo, bellino. Bellino? Scusa, mamma! Vivi ancora con i tuoi genitori, bellino! Ah, ho dimenticato di dire che vivo ancora con i miei genitori. Leggi il biglietto, è divertente. A te ha fatto ridere anche te. Solo il finale. Non voglio leggere un enorme numero che mi ricorda che sto invecchiando. Oh, bevi un sorso, amore. 40, ne ho solo 35! Bevi, così ti senti più giovane. Ehi, a te piacerebbe finire in lavatrice con le mutande di papà? Perché oggi non mi aiuti a montare le mensole? Non è il tuo compleanno. Devi imparare a fare queste cose se vuoi vivere da solo. Chi ha mai detto questo? In effetti avevo pensato di andare a vivere da solo, ma... meglio di no. Ogni anno mamma e papà organizzano una festa a sorpresa per il mio compleanno. Ma essendo arrivato a 35 anni ormai non è più una sorpresa. Mamma, posso avere un... Mamma? Papà? Mamma? Mamma, di qualcosa? Il mio 35esimo compleanno. Il giorno in cui ho cominciato a vivere da solo. Jack, la società ha richiesto la procedura di pignoramento per toglierti la casa. No, non possono. Si risolverà tutto. Sono riuscito a rimandare. Per ora. Li ho convinti a ristrutturare il prestito in rate più piccole. Ah, bene. C'è scritto che pagherò 3 volte tanto. 4. Dovresti ringraziarmi. Il tuo slogan è i tassi migliori della città. E lo sono, ma non di questa città. Mi serve più tempo. La promozione... Non ha niente a che vedere col prestito. Ascolta,
Se fossi in te, io venderei la casa. Problema risolto. Questa è casa mia. No, se non firmi. È la mia penna preferita, se non ti dispiace. Infame. Eccellente, ti informo che se non riceviamo il pagamento entro la fine della settimana, la società richiederà nuovamente il pignoramento della casa. Biscotto? Sì. Adoro i biscotti. Vorrei poter fare più straordinari, ma con una famiglia non è possibile. Allora perché sei qui? Ho detto a mia moglie che lavoravo fino a tardi. Ma in realtà sto andando al concerto di Prince. Vaffanculo. No, davvero, Prince è tornato. No, davvero, vaffanculo, sto lavorando. E io sto festeggiando. Dai, seppelliamo l'ascia di me. Non otterremo la promozione ubriacandoci, Richard. Oh, detesto chi lo pronuncia, Richard. Non sei neanche francese. E allora? Nessuno chiama Ralph Fiennes Ralph. Perché è gallese. Oh, non vorrei essere gallese. Senti, vattene, devo finire di lavorare. Tante persone dicono che tu ormai sei finito. Chi l'ha detto? E le persone? Molte. Ah, suppongo ti stia chiedendo come mai Ron è ancora qui. È qui per comunicarti la bella notizia. Bella notizia? Sulla promozione. No. Sulla promozione. Jack? Jack? Precious. In realtà, ma c'eri quasi. Te lo dico subito, ti lascio andare. Cosa? Non posso mandare il mio direttore creativo a New York con una maglietta dei Goonies. Io non ho una maglietta dei Goonies. Ne ho una dei Gremlins. Non mi frega niente dei Goonies. Neanche a me, è lei che continua a parlarne. Né dei Gremlins. I giovani d'oggi non giocano più a nascondino, tranne quei fottuti figli dei fiori con abiti color pastello. Usano solo gli smartphone e i lettori Blue Movie. Blu-ray, signore. Ascolti i miei giocattoli. Tu non sei cresciuto. Richard è innovativo, riesce a farsi valere. Ok. Io non me ne starò qui. Seduto. Sono solo affari. Scusa.
La prego, signore. Si è aperta una posizione da aspirante disegnatore. 2/3 del tuo stipendio. E sono generoso. Signore, non ce la faccio con una paga inferiore. Ti sto offrendo il mio aiuto. Vuoi il mio aiuto oppure no? Sì, signore. Bene, benvenuto nella squadra. Sei in prova. Voglio qualcosa di fresco entro venerdì o sei licenziato di nuovo. Oh, e sorridi. Hai sempre avuto l'aspetto di un miserabile, perennemente in lutto per qualcuno. Signore? Ti ho appena dato un lavoro. Concedimi un sorriso. Andiamo. Bravo, bambino. Sei un perdente o un vincente? Se hai comprato questa cassetta, sei un perdente. Guardati allo specchio e di a te stesso... Tu sei un vincente. Sì, sarò in questa zona lunedì con un potenziale acquirente. Riesce a esserci anche lei? È una casa grande, eh? Deve sentirsi solo, sembra adatta a una famiglia. Non avere paura del cambiamento, abbraccialo. Prendi la tua patetica vita da fallito e buttala via. Diventa una persona migliore. Cheeky, ti troveremo una nuova casa. Poco a poco sentirai il vecchio te che sparisce, lasciando finalmente posto a un vero vincente. Buonanotte, mio bimbo speciale. Per favore. Aspetta lì. Coccola Benny! Ta-da! Volevo giusto dartelo. Lui è Benny. È fatto apposta per te. E ha una missione, tenerti al sicuro. Finché lo terrai al tuo fianco, niente ti farà del male. Neanche i mostri del corridoio? Niente tranne quelli. Oh no, sciocchino, certo che no, neanche i mostri del corridoio. Mammy ti vuole bene. Mettiti giù, amore. Oh, wow, coccola Mammy, ancora. Io e te resteremo amici per sempre. È ora di lasciare andare il passato. Liberati di tutto. Non sono i tuoi errori passati a definirti, ma servitene per essere pronto ad affrontare il futuro. La tua vita non cambierà mai se non la cambi tu.
mancino per farmi ridere. Schiacciami il pancino per farmi ridere. Non è successo niente. Le porte erano chiuse a chiave, il che suggerisce che l'intruso aveva le chiavi. Di solito si tratta di qualcuno che conosce. Una persona gelosa. Ha un'ex moglie? No. Vive con qualcuno? No. Parenti? No. Una ragazza? No. Un amico? No. Un animale? No, no, non c'è nessun altro. Vivo completamente da solo, ok? Bravo. Completamente asociale. Non l'ho detto. Oh sì, ma certo, scusi. Ha dei biscotti? Per il DNA? No. Per il mio tè. Oh, sono alla crema. Adoro i biscotti alla crema. Quanti peluche sono stati coinvolti in questo massacro? Non lo so. Non hanno più la testa. Le teste sono ancora qui. Bisogna solo accoppiarle come i calzini. Potete mettermi sotto protezione? Dov'è Benny? Chi è Benny? Il mio orsacchiotto. Memoria cache di secondo livello da 2 megabyte. Sì. No, non è sufficiente. Rupert, si dice memoria cache. Dillo. Mi piace aggiungere quel... Je ne sais quoi, no? Boh. Joie de vivre. Les jeux sont faits. Crème de la crème. Ok, Rupert, allora, bon voyage. Il segreto per ottenere rispetto e successo per perdenti. Avevano finito le guide per negati. Hai il cartellino attaccato alla giacca. Ehi, io... Non credo otterrai tanto successo con questo. Hai finito? Sì. Vede, signore, io non... Ho preso io il suo progetto per valutarne i costi. È colpa mia. Hai coinvolto la signora del reparto tecnologia. Sulla mia scrivania lunedì. Ingegnere senior alla produzione, prego. Se ti servono controlli vocali, sensori di vicinanza, sensori di movimento. O perfino una memoria cache. Sono la tua signora. Beh, non sono una signora. Tu crei i giocattoli, io li faccio funzionare. Don. Ora, finalmente, sei sulla strada per il successo. Ciao, sono David della Baylist. È stato cancellato. Ciao, sono ancora David. Cancellato. Jack, non abbiamo ancora ricevuto il primo pagamento. Cancellato. Ciao, sono sempre David. Cancellato. Andiamo, Jack. Cancellato. Dico Jack. Cancellato. Jack. Jack. Cancellato. Ascolta, c'è che questa è la tua. Cancellato.
Andiamo. Ce la puoi fare. Oh, agenti! Possiamo entrare? Abbiamo lasciato la macchinetta. Aspettate qui, vado a prenderla. Abbiamo qualche altra domanda da farle sull'altra sera, se non le dispiace, signore. Un secondo, mi vesto. Cazzo! Lo vede? Dorota, che sappiamo che è lì dentro! Perché non dovrebbe aprirci? Lì c'è una porta. Facciamo il giro. Avrà chiuso la porta. Signor Hunt! Signor Hunt, per favore, apri la porta! Quella cos'è? Entrate! Andiamo. Quello è nuovo. Mi piace. Arte moderna che si estende oltre i limiti della tela. Riconosce quest'uomo? È irriconoscibile. Non è il suo consulente finanziario alla Bevista? Oh, certo che lo conosco, ma pensavo intendesse se l'avessi visto. Doveva venire qui a trovarla ieri. Non è qui. Forse è malato. È quello che pensavamo, ma abbiamo visto la sua auto parcheggiata in fondo alla strada. Che strano. Posso usare la penna? Gliela ridò,
Mi considerate forse un sospettato? Pensiamo che ci sia un collegamento con l'altra sera. Ma non è un sospettato. A meno che non troviamo il suo corpo. C'è qualcosa che vuole dirci? No, io spero solo che stia bene, è tutto qui. Probabilmente non è niente. Un secondo. Non è lo stesso. Senza biscotti alla crema. Allora, i colori di piano li tenevo. No. Niente biscotti. Davvero? Creino in sapore, se vuole saperlo. Lasci stare, sergente. Non ne vale la pena. Andiamo. Oh, ecco il sorsacchiotto. Oh mio Dio. Benny, ti vuole bene? Cazzo! Benny? Non voglio farti del male, ok? Coccolami! Ah. Benny ti vuole bene! Ok. Gioca con Benny! Oh, wow! D'accordo. Ancora! 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 Ok. Oh, wow! Ok, ora basta! Ancora! Ancora! Non può essere. Cazzo, mi serve una birra. Sì, amico. Benny ti vuole bene. Benny ti vuole bene. Gioca con Benny. Perché l'hai ucciso? Benny ti vuole bene. Ok, per il momento puoi restare qui. Ma non devi uccidere nessun altro e non farti vedere. Nessuno deve sapere che sei qui. Almeno finché non capisco cosa fare. Sì, amico. Qui le regole le detto io. Non possiamo uccidere le persone antipatiche, ok? Devi promettervelo. Mi stai ascoltando? Di sì, amico. Sì, amico. Coccola Benny. Dopo. Calmati, Benny. Hey! Ascolta, è bello averti qui, ma... seduto. E metti giù il coltello. Bravissimo. Killer robotici.
un intero universo. Hanno diverse personalità, armi, abiti. Parlano tra di loro, interagiscono, possono anche combattere. Sarebbe un successo. Successo. Hai un'emorragia cerebrale? Pensi ai giovani adulti, collezionisti, fan dell'horror, dei fumetti. Perdenti, vergini, imbecilli. C'è un grande mercato potenziale. Mi faccia creare dei giocattoli per nuovi consumatori. In qualità di nuovo direttore creativo. Scusa, non approverò questo. Ho per caso detto che sei tu il nuovo direttore creativo? Beh, lui l'ha licenziato, quindi eccomi. Ho detto che sei tu il nuovo direttore creativo? Al 99% sì. Ho detto che sei tu il nuovo direttore creativo. 99%. Beh, lei non ha usato questa specifica frase, ma girandoci intorno, sì. Sì. No. No. Vediamo come procede, d'accordo? Me up, put me down again, take me out, let the fun begin, take my freedom, my head's in a spin, cause you make me feel like you got me right under your spell, and I'm so far gone you can tell, that I wouldn't know what to do. Ma che carina che sei! Oh no! Sei brava. Ho migliaia di movimenti registrati e per caricarli basta fare così. Latte, latte, limonata, da qui dietro esce cioccolata. Che ne dici se stasera facciamo due tiri a biliardo, ci mangiamo un hamburger e investiamo un paio di vecchiette per strada? Grand Theft Auto? Mi piacerebbe tanto, ma devo fare delle ricerche di mercato, le previsioni. Di che cosa hai paura? Non chiamarmi al lavoro. Vorrei che presentassi il tuo progetto al team di New York. E volevo dirti che porto i miei figli al cinema sabato sera. Puoi badare alla mia adorabile Precious? Oh, in realtà d'accordo, no, Richard ha detto di sì, quindi non è un problema, signore. Te la porto alle 19:30. Sabato, a casa tua. Cucini tu. Lo sapevo. Sono già stata qui. No, oh, sono uscita con un tipo strambo, bellino. Oh, intendi, Jack, eh? Sì, beh, non preoccuparti. Ora sei con me. Non c'è niente di cui avere paura. Oh, cielo. Salvo. Qui c'è un bel ripostiglio, è spazioso e accogliente. Accogliente? Io non ci entro, bellino.
No, certo che no. D'accordo. Vedi, qui ha trasformato una parete bianca e spenta in una straordinaria opera d'arte che, devi ammettere, dà senso a tutta la camera. Sono sicuro che non ha niente a che fare con te, vorrei poterti far vedere anche il resto della... Sono stanco. Buonanotte, Penny. Starei benissimo qui sotto. Hai il tuo fumetto preferito. Promettimi di fare il bravo, ok? Coccolami! Di sì, amico. Bravissimo. Entra. Voilà! Wow! Patate e fagioli! Sono patate da forno, quelle ondulate, non quella robaccia da microonde.
I fagioli sono freddi. Li scaldo al microonde, se vuoi. Ordiniamo cinese. Gioca con Benny. Tra poco è il tuo compleanno. Vuoi fare qualcosa di carino? Non mi piacciono più tanto i compleanni. Quando è il tuo? Possiamo festeggiarlo? Anche a me i compleanni non piacciono tanto. Eccola. Dalle queste vitamine alle 21, bevi solo acqua minerale e non darle assolutamente da mangiare dopo le 22, anche se implora. Non le darò niente. Bravo bambino, non deludermi e saprò chi nominare nuovo direttore creativo. Ciao ciao, la mia piccolina. Salutate Precious. Ciao Precious. Ed è così che si applica la psicologia vincente alla tua vita da perdente senza speranza. È un viaggio personale che ti permette... Chi cavolo è che ascolta ancora le cassette? Mia mamma? Beh, ora non più. So che cosa è successo ai tuoi genitori. È per questo che continui a tenermi a distanza da te, da questo posto. Io ho perso i miei quando ero piccola. Non è facile, eh? Dovunque guardi mi tornano in mente. Su, il morale. Assaggia uno spiedino di pollo. Quella era un regalo per mamma. Non ce l'avrei fatta senza di te. Lo so. O senza prostrarti ai piedi di Ronna. Non ti piacciono i cani, vero? Cosa? No, io adoro i cani. Cos'è successo ai tuoi genitori? Avevo una bambola, Amy. Avevo 10 anni, la tenevo sempre appiccicata a me. Mio padre lo trovava strano. 2 giorni prima del mio compleanno non si trovava più. Papà ha detto che l'avevo persa, non era stato lui. Ho messo il broncio e mi sono rifiutata di parlargli. La notte prima del mio compleanno non ho dormito. Sentivo qualcosa, un suono strano. Poi mia mamma ha gridato. È inciampata su Amy. Si è spezzata il collo. Volevo fare a pezzi quella bambola. Ma non l'ho più vista. È per questo che odio i compleanni. Sei andato? Dovevo controllare il dolce. Ah, che c'è per dolce? Niente. Stai bene? Possiamo rimandare a un'altra volta? Non essere sciocco. Si festeggia, l'hai dimenticato? Dobbiamo festeggiare. Oh, wow! È il prototipo! È così carino, sì che lo sei. Mettilo giù. Voglio soltanto dare un'occhiata a come è fatto, no. Così. Non ti voglio bene. Non voglio dire che non mi piaci. No, invece lo voglio dire. Tu non mi piaci. Che ti prende?
Sono stanco. Una settimana dura. Hai la febbre. Devo solo stendermi. Ti accompagno di sopra. No. Sì, andiamo. Guarda che sto bene. Letto. Non hai una bella cera. Forza, adesso sdraiati. Ma guardati. Probabilmente è un virus. Non vorrei contagiarti. Devo andare in bagno. Benny. Oh, merda. Cazzo. Fanculo. Ok, Precious. Non va tanto male, eh? Ecco fatto. Signore, mi dispiace tanto. Se n'è andata via nel sonno, in pace. Salve, avete un canetto cicciottello? Papà non mi comprava un bau bau. Bau bau. Papà non mi comprava un bau bau. Bau bau. Non lo so, ha il muso accartocciato e rugoso. Quello bruttissimo che sembra aver sbattuto il muso contro un muro. Avevo un micetto che era il guardietto. Pronto? Benny! Ma io volevo tanto un bel bau bau. Finalmente ho una cosa da farti vedere. No! Stai lontana da lei, cagnaccia! Ma che fai? Cazzo! Papà non mi comprava un bau bau. Oddio! Jack, no! Un bel bau bau. Io suppongo vi starete chiedendo perché il vostro cane è morto. Prima che tu vada via, volevo solo dirti che sono felice di com'è andata. Quella cagnolina non ha fatto proprio una bella fine. So che Roscoe è stato accantonato. Roscoe ormai è superato. I paurosetti ora sono miei. Ah, ti abbiamo preso una cosa. Abbiamo fatto una colletta. Non è costato molto, ma eccolo qui. Buon compleanno, Jack. Questa è la vista? Oh, povera cagnolina. Lo so, questa non è tanto meglio. Peccato. Cazzo. Labbra? Le abbiamo trovate nella macchinetta fotografica. È in grado di spiegarle. Benny! Vieni fuori, Benny! Papino è a casa! Sono Benny! Cosa ti passa per la testa? Coccolami! Vuoi
vuoi solo le mie coccole e poi uccidi tutti gli altri? Che cavolo di problema hai? Me lo dici? Ron mi ha licenziato per colpa tua. Benny ti vuole bene. Ah sì? Allora fai una cosa per me. Torna come eri prima. Un semplice peluche senza vita. No, non voglio. Gioca con me! Fa culo, Benny. Che diavolo! Benny, ridammelo! C'è il cervello. Mi dispiace, signore, non è opera mia. E di chi allora? Ma come è fatto a... Qualcuno mi ha colpito la testa. Mi sono svegliato, legato e imbavagliato su questa fottuta sedia. Sei impazzito, giuro che me la pagherai. Non è colpa mia. Aspetta che la polizia lo venga a sapere, maniaco. Non facciamo niente di cui potremmo pentirci. Riflettiamo un attimo. Liberami, fottuto idiota. Sì, signore, mi dispiace. Bravo bambino. Cosa? Ho detto sbrigati, andiamo. No. Ha detto bravo bambino. E allora? A che gioco stai giocando? Tu non hai mai capito di cosa sono capace io. Dopo la morte di Precious me ne sono reso conto. A Precious è andata bene. Tu non sei nella posizione di negoziare. Che cosa vuoi? Intanto ti scatto una foto. Tu mi dai quella promozione, mi raddoppi lo stipendio e non parleremo più di questa storia. Sono solo affari. Stai scherzando? Tu credi? Non ho niente da perdere. D'accordo, tutto quello che vuoi, ma ora liberami! Concedimi un sorriso. Cosa? Concedi a me un sorriso. Bravo, bambina. Adesso dimmi... che sono un fantastico, favoloso, fichissimo disegnatore. Senti, non credo sia necessario. Dillo, leccapiedi. Sei un fantastico, favoloso, fichissimo, fottuto disegnatore. Adesso dimmi che vuoi tanto essere il mio leccapiedi. Voglio essere il tuo leccapiedi. No! No! Questo non è un regalo! Benny ti vuole bene! Ah sì? Beh, Jack ti
chi odia. Happy birthday. Sei un vincente. It's your birthday. Sei un vincente. Happy birthday. Sei un vincente. It's a great day. Sei un vincente. That's what we say. Happy birthday. Senti, io... Indossi un cappellino da festa. È il mio compleanno. Stavo... pulendo. Ok. Strano. Sono venuta a prendere il prototipo, altrimenti licenziano anche me. Non è andata come pensi. Non voglio parlarne. Io ti ho protetta. Da un Carlino? Credo che avesse la rabbia. Di tutto ciò che è successo... L'unica cosa di cui sono felice è di aver conosciuto te. Qualunque cosa dicano, qualunque cosa abbia sentito su di me, io non sono Norman Bates, ok? Bene. Non ti ci vedo vestito da donna. Amici? Dovrei andare. Rimani. Per fare cosa? Stiamo pulendo i resti di un cane. E non è neanche Grand Theft Auto. Tu sai come trattare una signora. Tu non sei una signora. Oh,
ottimo lavoro. Come l'hai convinto? Non lo so. Lei non è il mio tipo? Dal peluche, vi ucciderà tutti! Povero Jack! È solo un orsacchiotto! È vivo! Ah! Andiamo, Benny! Jack è qui! Finge di essere morto! Coraggio, Benny! È arrabbiato perché l'ho seppellito! Comunque te lo meritavi, eh? Beh, tutti ci staremo chiedendo. Richard, ti ho mai detto quanto ti voglio bene? Oh, grazie, Jack. Benny ti vuole bene. Se vuoi arrivare a lei, devi passare su di me. O su Richard. Cosa? Alzati. Sono Benny. Coccolami. La mia! Le due posti sono una trappola mortale! Dammi le chiavi, non puoi guidare! Specchietto? Freccia? Parti, Jack! Cazzo, sbrigati! Non so guidare! Bastati! Fai attenzione con lei! È la bambina più brava del mondo! Giocattoli non prendono vita quando li tratti male. Anzi, non prendono mai vita. Dovremmo chiamare la polizia. Abbiamo tanti testimoni. Tutti morti. Ne sono sicuro, ho 3 cadaveri sepolti in giardino. 3? 5. Se conti gli animali. Ascolta, non riusciremo a fermarlo. Non prova senso di colpa o rimorso. A volte, sì, si spaventa, ma questo non gli impedisce di continuare finché non ti ha eliminato. Lo so. Vuoi una tazza di tè? Volentieri. Perché siamo qui con te? Perché io sono l'unica persona che non ucciderà. Insomma, vattene. Ciao. Se vuoi. Ma ti ucciderà comunque. Perché dovrebbe? Perché sei un idiota, Richard. Giusto, allora chiamo la polizia. Lì c'erano tutte le mie foto con Prince. Vattene e farai la fine di Ron. Lui è uno dei 5. Perché, Ron? Voleva essere mio leccapiedi. Devi liberartene. Perché non l'hai buttato nel camino o gli hai sparato? Perché è il mio migliore amico. Non essere ridicolo. Lui cerca di ucciderli, i tuoi amici. Non ho amici oltre a lui. Ahimè! Che continui a prendermi a schiaffi. Ascoltate, perché non ci rivolgiamo a uno sciamano indiano o a un sacerdote voodoo? È un peluche di 60 centimetri, no?
45. Oh, allora siamo fottuti! Ah! E sei tu il colpevole, Jack? Sei il colpevole! Dobbiamo metterci al sicuro. Prendiamo qualunque cosa con cui difenderci. D'accordo, ho delle pistole d'acqua in macchina. Cosa vuoi fare? Preparerò il tè. Ancora arrabbiata con me? Certo. Perché vuole uccidermi? Pensa che sia una tua nemica? Credo che sia geloso. Pensa che voglia più bene a te che a lui. Tranquilla, fa così con tutti. Non sei speciale. Dovrai ucciderlo, lo sai? Non uscire finché non te lo dico io. So badare a me stessa. Jack. Sta attento. Gli devo far credere di non volerti bene, ok? Che bastardo! Gioca con Penny! Moriremo? Moriremo! Senti, chiediti cosa farebbe Prince in questa situazione. Se la farebbe sotto. Scoccolami! Le persone non capiscono che non è solo un musicista. Ha molti altri talenti. Scrive tutte le sue canzoni e anche quelle di altri cantanti. Film, alcuni erano dei lungometraggi pazzeschi e straordinari. È di un altro pianeta. È un gran. Benny ti vuole bene. Richard! Si dice Richard! C'è Benny! Ok, ce la vediamo tra di noi, bello! Eccola, Penny!
Let's go.
schifo. Ta-da! Ai! Idiota! Abbiamo rinforzi! Non ci servono altri agenti armati! Noi abbiamo queste pistole a pallini! Grazie al cielo siamo salvi! Queste mettono fuori gioco chiunque a 10 passi di distanza! Tu entra! Io ti copro! No! Entri lei, la copro io! Con che cosa? Il manganello! Tieni questa! Tienila! Obbedisco! Ma lei entra per primo. Cosa? Merda, d'accordo. È il mio tre. Una. Due. Tre. Allora? Che c'è? Non è con lei che devi prendertela, ma con me. Ti ho buttato via, ti ho ignorato, ho rovinato tutto, sono un idiota e mi dispiace. Mi dispiace di averti trattato come un giocattolo. Nel luogo in cui mi porteranno, tu non potrai venire con me. È finita. Gioca con me!
cavolo era quello? Chiama i rinforzi! Sergente, chiami lei i rinforzi! Jack! Stai bene? Ci serve un'ambulanza al 415 di Elmway, un sospettato a terra. Uomo di 40 anni ferito ad arma da fuoco. Ne ho 36! Richard Williams ha ucciso i suoi colleghi per una promozione mai arrivata, accoglierà le famiglie. L'ultima scatola. Vengono tutti con noi. Ehi, Jack, vieni qui, sei tutto sporco. Il mio bimbo speciale. Chiuso tutte le porte? Fatto. Chiavi sotto lo zerbino? Fatto. Eliminato tutte le prove? Oh. Fatto. Allora siamo a cavallo. Andate via prima che cambiamo idea. Sono complici di diversi omicidi. Racconti pure la verità, io sarò dietro di lei. E dirò queste parole. Non è vero. Scommetto che vi starete tutti chiedendo come abbiamo fatto a farla franca, ma... la morale della favola è che tutti abbiamo un orsacchiotto speciale. Un peluche che è rimasto con noi per anni e che un tempo era la cosa più importante. Magari adesso sarà sporco e ricoperto di polvere. Magari avrete trovato qualcos'altro con cui giocare. Ma in qualunque caso, qualunque cosa accada, non buttate via il vostro peluche. O la prossima volta che andrete a dormire potrebbe tornare a farvi un salutino. Oh, sei speciale!